Eccoci qui, Project Dumboid. Allora, mi ha sempre incuriosito questo titolo e lo voglio provare. Dunque, hai un giorno sfide? Perché devo fare una sfida? Io vado avanti. Allora, abbiamo messo la modalità sopravvivenza. Mondo 1, che differenza c'è? Va bene questo. Many spawn. West Point. Ma guarda quanti posti, non so più cosa fare. Rosewood. Many spawn. Prisoner. No. No country. Riverside. Rosewood. Valley Station. West Point. Boh. Ah no, sono tutti i posti che ci sono. Va bene. Dunque. Scegli punto d'inizio. E direi West Point, dai, mi sembra carino. Avanti. Dunque, chi siamo? Pompiere, agente di polizia, ranger, operaio edile, guardia di sicurezza, carpentiere, ladro, chef. Io direi che potremmo fare il ladro. Abbiamo 6 punti da spendere per equilibrare le cose, quindi devo aggiungerli o toglierli, che non ho capito, no? Devo aggiungerli, esatto. Allora, abile, sposti gli oggetti nell'inventario, un attimo, forte, più 4, robusto, poco organizzato, orecchio fino. Occhio di falco, messa a fuoco più veloce, raso visivo maggiore. Questo occhio di falco. Aggiungi tratto. E sì, siamo andati a meno 12. E quindi adesso dobbiamo aggiungere qualcosa di qua. Fatemi capire questa cosa. Sovrappeso, sottopeso, sonno agitato. Fuori forma, fiacco, cura lenta, assetato, allievo distratto, paura del sangue, sforzo, no, 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 pacifista, insaziabile, fumatore, evidente, duro d'orecchio, dormiglione, bisogna dormire di più, più 4, un attimo solo, ma quindi, ok, sordo, madonna, non in forma, debole, molto sottopeso, non in forma. No, pelle sottile fa 8, sovrappeso, correre ti stanca di più, sonno agitato, ti riprendi dalla stanchezza più lentamente. Va bene, proviamo questo. Aggiungi tratto, quindi per ogni tratto positivo dobbiamo toglierne. Ci rimane un meno 6. Cura lenta, assetato, allievo distratto. Ottieni meno esperienza? No, 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 no. Disorganizzato? No. Dormiglione, hai bisogno di dormire di più. Mi dà un più 4. E se io tolgo questo occhio di falco invece? Siamo pronti. Va bene, soffriamo di sonno agitato. Andiamo pure avanti. Allora, è un gioco difficile, molto difficile. E cognome Van Spina. Ma dai, che nome ha questo? Ma che brutto. Io vorrei una femmina. Quindi, femmina. Dov'è per farla random? Casuale. Ma sì, ho detto femmina, scusa. Che pettinatai! Allora, occhiali. Occhiali da sole. Bene. Poi, veste. Canotta. Camicia. Maglietta corta. Jeans. Tipo 1. Tipo 2. Tipo 3. Tipo 1. Gonna, abito. Calzini lunghi, sì, scarpe,
Da ginnastica? Con Scratch, da ginnastica. Maschera, come maschera? Ah, no, pensa te, nessuna. Maschera completa, passamontagna. No, no, no. Dunque, cappello, occhiali, veste, canotte, vestiti, va bene. Capelli tirati indietro. No, 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 voglio tipo, boh, che ne so io. Chi è Bob? Ah, pensa te. Cavolo, ciambella, coda di cavallo, dai, una bella... Ma... Lunghi? Madonna. No, no, vogliono legati. Panino, piatti indietro, picchi, punta girata, Raquel, chi è Raquel? Ah, io non me ne intendo di queste cose, eh? Spike. taglio dell'equipaggio, cos'è? Ah, oddio. Trecce e coda di cavallo. Oop. Trecce lunghe. Oop. Treccine. Ma no, dai, andava bene. Come è andato a finire? Ma dai. Ci saremmo passati davanti e non l'ho visto. Ah sì, coda di cavallo, dovrà essere la C. Esatto. Eccola qua. Coda di cavallo, colore belli neri. Uff. Barba corta? Ah, non me la dà. Colore della pelle. Così. No. Così, dai, così va bene. Poi. Cos'è in attivo? Ah, sì. Yvonne Tornil, Yvonne. Oh, che nome. Va bene. Questa camicetta però... Color rosso? Ma dov'è un rosso? Bruttissima. Blu. Ma che cavolo? Ah, la maglietta ho cambiato. Blu. Blu nera. Blu così. Jeans. Canotta. La mettiamo una canotta azzurrina. Sì, tanto non si vede sotto. Maglietta corta. Boh, la maglietta... Ma sì, rosino. Ok, dai, indietro, seleziona per caricare, che è sta roba? Marina Crew, no, forse è qualcosa che avevo fatto altre volte. Allora, gioca. Quindi, dicevo, gioco difficilissimo, io non sono bravo, l'ho provato 3-4 volte, vediamo un po'. Non c'era speranza di sopravvivere. Si muore facilmente qua, è difficilissimo. Questa è la storia di come sei morto. Vediamo come moriamo. Quindi sono una ladra. Parti? Mario? Ok. Clic per saltare. Perché? Cosa devo saltare? Allora, guida la sopravvivenza. Sì, vabbè, auguri. Lo guarderemo a tempo debito. Allora, sento dei brutti rumori e quindi mi devo chinare. Brutti rumori, brutti, mamma mia, dove siamo? Allora, mi devo assicurare che questa casa... Intanto che ore sono? Non lo sappiamo. Sembra notte. Che questa casa non sia infestata. Siamo al piano di sopra? Vediamo. Devo stare attento a guardare fuori dalla finestra perché se c'è qualcuno... Sì, è notte. È notte. Nottissima.
Diamo un'occhiata. Proviamo ad aprire questa porta. O prima cerchiamo un'arma. Figuriamoci se trovo un'arma, però c'è una cucina qui. Interessante la cucina. Allora andiamo a vedere cosa c'è dentro questa credenza. Coltello per il pane. Mannaia. Condizione danno. Non è proprio nuova. Allora, coltello. Un attimo. Nel fornello non c'è niente. Qui abbiamo un coltello e lo andiamo. A impugnare come primario. Bene. Poi abbiamo una mannaia. E lo impugniamo, scusa, secondario. Cioè, così, con due cose in mano devo andare. Allora, la mannaia la mettiamo nella cintura a sinistra. E giriamo col coltello, così si sa mai che ci feriamo. Ma, vabbè, proviamo, eh. Vediamo qui. Cocktail di frutta. Dunque, qui abbiamo la salute, l'appetito, la sete, la resistenza. Ok. Dunque, abbiamo tutta questa roba con noi e andiamo a prendere questo cocktail. Ma no, lo lasciamo lì, tanto mica ci sfugge per adesso questo cocktail. Bottiglia d'acqua è vuota? Contenuto può essere purificato solo nel microonde. Ma se io la vuoto, scusa, vabbè. E poi qui cibo, tanto, perfetto. Dentro il frigo abbiamo del cibo fresco che non va assolutamente mangiato. Sento rumore zombesco da tutte le parti. Questa finestra. Allora, apri, rompi, no, via. Dunque, abbiamo un'arma, diamo un'occhiata qua in giro. Intanto qui questi libri. Ho sbagliato. Libro dell'abilità, foglio di carta, il giornale di agricoltura, penna blu, penna rossa. Allora, prendiamo una penna. Prendiamo un'altra penna. Come prendi metà? Ah, rivista di pesca volume 2, ma possiamo leggerla? Leggi. Diventiamo bravi nella pesca? Guarda come passiamo la notte noi a leggere. Allora, salute, protezione, madonna. Temperatura. Hai già letto? Non abbiamo imparato nulla? Allora, mi sbaglio. Coltivazione, non posso leggerlo. Il giornale di agricoltura. Cura, crea cura per muffa, crea cura per parassiti. Leggiamo, leggiamo. Impariamo queste cose. Come stiamo qua? Appetito. Sì, ho fatto un personaggio completamente scuro che si farà fatica a vedere. Complimenti. Poi abbiamo detto, foglio di carta non serve a niente, la coltivazione non la vuole imparare. Dunque andiamo a vedere in questa porta cosa c'è. Il bagno. Ok. Oh oh. E qui invece? Ecco, vediamo qua fuori dalla finestra. Siamo in una zona residenziale, food market, vuol dire che sotto di noi c'è un mercato? Sento dei sospiri brutti ma brutti. Costume da bagno rosso, macchina giocattolo, marsupio anteriore. Questo potrebbe venire buono. Indossa sul davanti.
Pezzi da gioco, robaccia, robaccia, costume da bagno, che me ne faccio? Quest'altro? Fish da poker, gonna al ginocchio, maglietta corta con le mani, pantaloncini jeans lunghi, in buone condizioni, difesa dai graffi venti, ma quelli che abbiamo noi? Jeans. Modificatore velocità corsa 0,98. E questi invece? No, sono peggio. Pastelli a cera, me ne faccio assolutamente niente. Qui abbiamo un letto per dormire. Qui sento dei rumoracci brutti. Mamma mia, che rumori. Diamo una bella ispezione. Qui c'è qualcosa. Una bella ispezionata alla casa. Apriamo questa porta. È una camera da letto. Vediamo qui questo armadio. Cappellino da baseball. Condizione isolamento non tanto. Chitarra acustica. Ma sì, ma pensate. Chitarra elettrica rossa. Può servire come arma. Vabbè. Qui. Giornale, penna, prendiamo una penna. Ok, poi abbiamo detto il marsupio, fammi capire. Marsupio, vabbè, non lo trovo più, eccolo qua. Abbiamo il giornale e la penna blu, quindi ci mettiamo la penna rossa. Ah, perché c'era già dentro della roba. La penna blu la lasciamo, perché ce ne abbiamo già una. Che è successo? Ah, sei mica normale. Va bene, penna blu. Penna. Il giornale di agricoltura. Ma scusa, quante volte lo dobbiamo leggere? Dopo proviamo a rileggerlo, a vedere cosa succede. Coltello per il pane. Portachiavi. Vabbè, fermiamoci qui. Allora, intanto il bagno, abbiamo detto. Qui c'è un'altra porta. Voglio vedere questa finestra. Sento rumori brutti dappertutto là fuori. Oh. Oh, il piano inferiore. Mamma mia. Se c'è uno zombo qua dentro, sono rovinato. Potevo chiudere quella porta dietro di me. Come usare i generatori? Leggi. Allora, foglio di carta, radio, valutecce, in pugno oggetto va bene. Rivista. Ehi, cos'è questo? Mi sto annoiando. Sì, cosa faccio? Mi metto a giocare, cioè, non lo so. Nell'altro cosa c'è? Carpenteria. Qua ci tocca leggere. Trappole, volume 2. Non posso. Meccanica, volume... No, libro. Questo qui... mi riduce la noia. Ah sì, lavorazione metalli, carpenteria. Dai, leggi il libro, vediamo se passa la noia, ci metterà un'ora. Ah, già fatto. Ma l'ha letto? Ah, lo sta leggendo. Libro, guarda. Ok. Bocca asciutta, berresti qualcosa, vediamo, l'acqua è questa, che c'è ancora per campare. Ok, adesso sei divertita, possiamo andare. Dunque non accendiamo il televisore che può fare rumore. Un altro frigo. Allora, broccoli, lattuga, melanzana. Mortaio e pestello, primo soccorso. Teglia da forno.
fresco, crudo, congelato. Scusa, questo dov'era sto frigo? Ah, sempre lì. Poi, mortaio abbiamo detto, bicchiere di vino e forchettone. Cosa fa il forchettone? Non è un'arma. Qui non c'è nulla. Qui abbiamo caffè, latte, zucchero di canna. E qua c'è un bel po' da mangiare, però. E chi se ne vorrebbe più andare da sto posto? E questa porta? No. Un'altra camera da letto. Allora, qui c'è borsone tinto, CD, giacca della tuta. Difesa dai graffi più 5. Beh, ma ce la mettiamo noi. Indossa. Ok. Keitar. Domanda. Cos'è un keitar? Ma. Ombrello chiuso. Pantaloni tutto accettati, niente da fare. Nell'altra anta, pantaloni tutto accettati, ok? E una cintura. Andiamo a vedere qua nel comodino. Quanta roba. Boxer di seta nera, guarda, me la metto volentieri. Allora, cappellino da baseball blu, cuffie, custode per chitarra, dolce vita, difesa dai graffi più 10. Quanta roba mi metto addosso? Veramente. Pantaloni della tuta accettati, pantaloni della tuta accettati, ma insomma. Accettati. Scusate se vado così pianino, ma non vorrei morire subito perché mi sentono, eh? Quindi abbiate pazienza. Questa qui è una porta. Dove porta? In un altro bagno. Incredibile. E adesso bisogna andare a dare un'occhiata al piano di sotto. Ma io così. Temperatura. Interna normale. Ok, perché con tutta la roba che mi sono messo addosso. Yvonne Tornil. Dove erano le scale? Erano qua. Esatto. Allora, al piano terra bisogna stare molto attenti. Intanto qua vedo che c'è un cadavere. Molto attenti alle finestre, non dobbiamo farci vedere. Cos'è un garage questo? Ma cos'è? Tre piani questa cosa? Sacco della spazzatura. Sacco della spazzatura. No, non fa rumore su quel vetro. Altro cibo. Cocktail di frutta. Cioè, per quanto concerne il cibo, veramente non è che mi va fuori da lì. Provo. Sono rovinato. Ah, scusa, questa porta. Apri porta. Oh mio Dio, è un negozio sotto. Chiudi la porta, perché qua secondo me c'è aperto e ci sono vetrate. Mi vedono come ridere, però ragazzi, qua di cibo ce n'è finché non diventa marcio. Mi dispiace persino morire. Da qui si va fuori sicuramente. Eh sì, però vedo come che ci sia un altro piano io. Provo ad aprire qui un attimo questa porta. Sblocca, apri e sì, siamo fuori. Chiudi, blocca. E questa invece, ok, è bloccata, ma questa si può bloccare, che mi fido poco. Mamma mia. Non mi voglio far vedere. Che ore sono? Indaga su questa stanza, su quest'area. Oddio, c'è lo zombo lì. Non mi vedere. Oddio, mi vede.
Dimmi, vede. Lascia stare indagare, chiudi immediatamente. Cosa faccio io? Continuo a vivere qui finché non finisce il cibo e poi muoio? Cioè, non lo so. Tra l'altro quelle porte lì, quelle vetrine lì, per me me le buttano giù come ridere. Cosa c'è dentro queste scatole? Tutta roba da mangiare, tutta roba da mangiare, crudo, guarda qua, lattuga, tutta roba fresca, tutta roba da mangiare. C'è quella, non è un orologio, c'è anche un ATM. Formaggio fresco. Bottiglia d'acqua. Caramelle. Allora, zuppa. Abbiamo le prescatole? Direi di no. Burro di arachidi, marinara, marmellata di frutta, gocce di cioccolato, lievito, scatola di avena, barretta ai cereali, ne mangiamo una. Mangia. Tutto. Chi è che sta camminando? Sì, abbiamo un po' di sete. Busta da tè, pasta pomodoro, confezione di ramen, taco fresco, confezione di ramen, fagioli bianchi, pasta, piselli secchi. E qui da roba da mangiare. Quei zombie lì, quei zombie lì. No, no. Sta basso. Voglio vedere questo. Cadavere. Calzini. Diamante. Maglietta insanguinata. Non mi serve la roba insanguinata perché attira gli zombo. Sacchetto di carta, sacchetto di plastica 3, riduzione ingombro 30, e lo prendo io. Che vuol dire riduzione ingombro? Ok, solo uno? Ah sì, mi piacerebbe sapere che ore sono, ma non abbiamo un orologio da nessuna parte. Domanda. Da dove ero venuto io? Da qua. Ho fatto il giro sbagliato. Chiudi. Allora. C'era da bere. Ok, bevuto, ho bevuto. Allora, la mappa. Ma c'è qualcuno qua? Dentro quella casa lì c'è uno zombie. Dunque, la mappa. Noi siamo lì. Cioè, non è che mi vede questa. Vieni pure via. Sì, è un food market con appartamento sopra. Uno così sarebbe proprio fortunato, però. Non fa venire voglia di andarsene in giro neanche morto. Vediamo un po'.
Facciamo una prova, va. Mi piacerebbe salvare, come faccio a salvare? Esca, indietro opzioni e si torna. Ah, niente, bisogna uscire per salvare. Voglio uscire senza attirare 30.000 zombie qua. Allora, sblocca porta. Apri porta. Chiudi porta. Mamma mia. Siamo fuori. Qui c'era quel zombo. No. C'è pieno, c'è pieno, c'è pieno. Vieni via, vieni via, vieni via, che ti vedono. Proviamo a uccidere un zombo. Mi ha visto tra l'altro. Allora, si fa così. Come si muore, guarda. Come morire in 2-2-4. E poi... Oddio, non riuscirò mai, sono troppi. No, mi ha morso! Mi stanno morendo, mi stanno mordendo, mordendo, mi mordono! Dai, vagli su! Non ce la farò mai! Ah, dolore atroce! Cioè, andate via, maledetti. Ok, avete visto com'è facile morire? Non ho parole. Allora, sicuramente non so fare a... Guarda, sono diventato uno zombie. Non so fare praticamente a combattere, perché esiste la maniera di allontanarli, come ho fatto, e una volta che sono a terra colpirli per ucciderli in un attimo. Però non sono riuscito. Va bene, dai, come prima esperienza è andata così. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie per averci scelto.